Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Oggi ritorno a parlare un po' di finanza personale, di investimenti, di crescita personale e ritorno a parlare di un qualcosina che in Irlanda era molto più semplice da gestire per me, che era un po' creare il proprio conto di emergenza e risparmio. Noi tenevamo i soldi su una credit union, che sarebbe in linea di massima qui in Italia una banca di credito cooperativo, perché non avevamo spese, non pagavamo bollo, non dovevamo preoccuparci di niente, mettevamo lì i soldini, avevamo un piccolo profitto in termini di di possibilità di avere degli interessi attivi, e in più ogni anno ci veniva anche riconosciuto un dividendo come soci, essendo un credito cooperativo. Qui in Italia invece vogliamo cambiare un attimino quella che è la nostra strategia. Dobbiamo andare su un conto di deposito classico e io voglio far vedere in questo video i tre conti che sto andando a valutare. Poi ovviamente, se tu hai altri consigli da potermi dare, lasciami qui sotto in descrizione, così vado ad approfondire. Io in questo momento ne vado a guardare tre, che sono quelli che hanno attirato di più la mia attenzione, un po' per quello che ho studiato io, un po' anche per quello che ho visto dai miei colleghi che andavano un po' a guardare in giro, che andavano a proporre. Per cui, bando alle ciance o ciancio alle bande, prima di tutto ti ricordo che se sei nuovo sul canale, una cosa molto intelligente che potresti fare è iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, oltre al fatto di potermi pagare un barbiere, perché oggi, anche oggi, sembra che io mi sia pettinato con dei mortaretti, però purtroppo i barbieri in Irlanda erano chiusi e qui ancora non ho avuto tempo di andare a tagliare i capelli. Inoltre, se questo video è di tuo gradimento, in ogni momento puoi sempre lasciare un pollice in su per fare capire a me che il mio lavoro ti piace, ma anche all'algoritmo YouTube, perché insomma vedo che gli altri crescono, io sono sempre fermo e se mi metti un mi piace, anch'io faccio più iscritti. Allora, come dicevo prima, tre sono i conti che voglio andare a valutare in questa situazione e andiamo a vederli subito. Il primo è uno famosissimo, si chiama Conto Deposito Santander. Io posso e io scelgo, sono due le possibilità. Uno è un conto senza vincolo, che dà un 0,50% di tasso fisso lordo anno, con somme sempre disponibili, con interessi accreditati ogni 3 mesi e nessun importo minimo da versare. Invece c'è Io Scelgo, che è quello che dà dei rendimenti maggiori, che sono dei conti vincolati a 12 mesi, a 24 e a 36 mesi. Uno dà lo 0,80%, l'altro dà lo 0,90% e 1% per i 36 mesi. Ovviamente si tratta di interessi lordi, a questo poi vanno tolti i soldi dalle tasse, in più ogni anno si paga il bollo. Questo è uno dei conti più famosi che sento in giro. Io, essendo un conto di emergenza, non voglio somme vincolate, per cui vado a guardare dei conti di deposito che siano non vincolati e che mi diano la maggioranza, oppure comunque che mi diano come interesse il più alto possibile. So che le due cose non combaciano, non collimano mai, cercherò insomma di capire qual è quello per me. Mortaretti a te, devo tagliare i capelli. Allora, quali sono i conti vantaggi di questo conto di deposito? Che si può fare un versamento mensile, che si può gestire tramite internet banking, che si può fare 100% online tramite una firma digitale, ormai cosa che fanno un po' tutti, e l'accesso a un'area riservata che ci permette appunto di gestire il nostro conto. Un altro conto che stavo valutando rispetto a quello di Santander è questo, che è l'FCA Bank, il conto deposito di FCA Bank. Anche qui abbiamo il conto libero e il conto vincolato. Quali sono le sue differenze? Allora, andiamo subito a vedere. Qui prima di tutto possiamo andare a fare la tipologia di conto: libero, che è dall'1%, il tempo, che è dall'1,30%, e il tempo plus, che è dall'1,75%. Cosa cambia? Il libero, i soldi possono essere prelevati in qualsiasi momento. Il tempo, andiamo a vederlo subito qui, sono 15 mesi, e il plus sono fino a 24 mesi. Ovviamente, come dicevo prima, il mio interesse è avere i soldi sempre disponibili, perché essendo un conto di emergenza, se mi si rompe la macchina, se si rompe il passeggino, se mi spezzo una gamba giocando a calcetto da solo in casa come uno scemo, devo aver bisogno di poter prelevare questi soldi in maniera molto veloce. Anche qui è tutto gestibile online, l'apertura online, la firma è digitale tramite SMS. E ad esempio, proviamo a fare una cosa di deposito libero. Diciamo che mettiamo un anno
diciamo, un anno è 2.500 euro e avrei 25 euro lordi di tasso annuo nominale, a cui ovviamente va tolta la tassazione. Questo conto, qua abbiamo anche un prospetto delle condizioni. La durata del conto, ovviamente, per il conto libero è limitato, uno prende e toglie i soldi quando vuole. Conto deposito tempo 15 mesi, conto deposito tempo plus 24 mesi. Il tasso lordo nominale è appunto l'1%, 1,30, 1,75 in base alla ritenuta attuale, che ovviamente è il 26. Apertura e chiusura gratuita, gestione gratuita, deposito iniziale minimo qui è 1 euro, ma ovviamente se uno apre un conto deposito qualcosina ce la deve mettere, mentre per il tempo e il tempo plus sono 1000 euro. Il deposito massimo per il conto libero sono 3 milioni, ad averceli, mentre per il tempo e il tempo plus sono 400.000 euro. Anche in questo caso l'imposta di bollo si paga ed è a carico del cliente. Questo è un conto che ho sentito, a cui diciamo, mi stavo orientando molto, perché ovviamente l'1% è un interesse interessantissimo, con soldi disponibili subito. Ne aveva parlato Karim Mejri in uno dei suoi video. A proposito, ciao Karim! Ed era uno di quelli che mi sconfinforava un po' di più la curiosità. So che molti usano Santander, ma questo sta prendendo piede molto velocemente. Il terzo conto è questo qui di Banca Progetto, anche questo è l'1% e tra l'altro c'è la promozione in questo momento che se si apre il conto entro il 31 marzo, quindi entro un mesetto dovrei aprirlo, registro il 28 di febbraio questo video, l'imposta di bollo per il primo anno è a carico appunto di Banca Progetto, cosa molto interessante. Anche qui diciamo il rendimento, proviamo a fare una prova, avevo messo 2005 prima, 2005. Durata 12 mesi e qui abbiamo il nostro rendimento netto. Questo deposito è molto interessante perché appunto a differenza dell'altro, di quello di FCA Bank, c'è l'imposta di bollo inclusa nel prezzo e inoltre non ci sono versamenti minimi. Ovviamente questo è uno delle cose meno importanti, perché ovviamente se devo metterci i soldi da parte, tutto quello che è rimasto dal mio conto di emergenza in irlandese, ed è poco purtroppo, di quei 6.000 euro è rimasto molto poco, però comunque è un conto molto interessante, perché appunto quei 10 euro su una somma molto piccola di partenza come quella che abbiamo adesso è ovviamente un qualcosa che incide in percentuale sul rendimento del primo anno. E anche qui servono i soliti documenti, la carta d'identità, il codice fiscale, il conto di appoggio bancario, appunto per fare i versamenti e ricevere i versamenti nel caso si vadano a fare dei prelievi. E questo conto, che è entrato mentre facevo appunto le mie ricerche per i conti di deposito, è quello che in questo momento mi piace di più, proprio perché appunto c'è questo vantaggio dell'imposta di bollo. Inoltre dà lo stesso rendimento di FCA Bank, che male non è, un 1% con un deposito non vincolato, secondo me è un ottimo rendimento. Neanche le banche, insomma, te lo danno, anzi, le banche ti chiedono un canone mensile. Ed è una cosa molto interessante. Ovviamente ci sono altre banche che fanno conti deposito, non avevano delle condizioni molto interessanti, alcuni erano sotto lo 0,50% annuo lordo, e ovviamente è vero che i soldi devono stare lì a marcire ed essere utilizzati solo in caso di emergenza, però ovviamente se riesco a guadagnarci qualcosa di in più c'è qualcosa di molto più interessante. Ovviamente io non conosco altri conti in questo momento perché sono appena rientrato, sto facendo le mie ricerche adesso, ovviamente mi servirebbe un barbiere, ma questo l'ho già detto. Però se qualcuno di voi conosce altri conti e mi sa dare dei consigli, questo sarebbe molto apprezzato, perché ovviamente inizio a muovermi adesso con i conti deposito, con le carte di credito, con i prestiti in Italia dopo 7 anni passati all'estero, e una vostra mano, un vostro aiutino potrebbe essere molto interessante e molto di aiuto. Ovviamente, ragazzi, seguitemi su questo canale lasciando un mi piace se vi piacciono i miei contenuti e vi chiedo di nuovamente, se conoscete altri conti deposito che possano dare degli ottimi rendimenti con bassi costi, lasciatemi qui sotto che me li vado a studiare. E poi, assieme, vi farò vedere in un video quale conto deposito aperto e perché, quali sono state le mie valutazioni finali. Inoltre, seguitemi su Instagram, io underscore risparmio, su www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì, che per febbraio non ho fatto, e a breve arriveranno altri video nuovi di zecca per tutti voi. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!